Amici di Andrew Channel, bentornati a un nuovo episodio dedicato a Crusader Kings 2 in live su Twitch con il consiglio di guerra e riprendiamo nel momento in cui il consiglio di guerra mi suggerisce di espandermi in Norvegia perché la soluzione contro la Danimarca al momento è impraticabile e quindi rimanere pacifista troppo lungo non è che vada troppo bene. Dichiariamo una guerra. Romerike, questo mi piace, potremmo attaccarlo, però è un berserker e anche lui è nel clan dei lupi. Interessante questa cosa. Sto tizio, 28 in combattimento, lo stimo, è posseduto. In combattimento costa 40. Mazza. Oppure possiamo salire per poi buttarci in Nidaros, anche questa è un'idea. Va bene. Attacco questo, dichiara guerra, vassalizzazione forzata. Ok, non posso perché non ho prestigio 250. Non posso dichiarare queste guerre, ragazzi, perché non ho abbastanza prestigio. Perché non fanno parte del territorio svedese. Perché invece se attaccassi tipo la Danimarca potrei chiedere la subjugation. Vi immaginate il re di Danimarca che si fa soggiogare? Sarebbe abbastanza difficile. Togliamo la pausa e vediamo. Nidaros è un luogo sacro. Ah, ok, vediamo. In realtà no, non c'è niente di sacro qui. C'è il solito casus belli, ma serve prestigio. Lo possiamo recuperare pure a questo punto. Io sto cercando di fare claim su suomi in Finlandia. Secondo me può starci anche come idea. Anche se avendo una diplomatic skill di 7 con il cancelliere facciamo molta fatica. Ok. Andiamo a parlare delle leggi. Non posso fare nulla ancora per un po' di anni. L'obligation non mi serve, non consiglio nemmeno. Ok, abbiamo l'osservatorio, ragazzi, più uno al learning. Quindi ci va a 14 per lo studio delle stelle. E al momento learning e martial sono le abilità più alte di Re Sigurd Ring. Ok, abbiamo una nuova missione da parte dei lupi. Nella tribù di Skåne ci sono. È la Danimarca però, Scane, cazzo. E come facciamo adesso? Potrei attaccare Gotland, mi viene suggerita, vero? Ma Gotland fa parte della Svezia? Gotland fa parte della Svezia ed è indipendente. Sapete che ho questa missione del saccheggio, ma prima voglio attaccare Gotland perché è facile. Ottima idea da parte di Caraval che mi suggerisce in live su Twitch questo assedio di Gotland. Però non capisco per quale motivo non ho. Non devo cliccare sul loot per attaccare, perché volevo passare attraverso questo territorio, ma penso che non serva il loot. Errore mio. Perfetto. E non servono neanche le navi. Benissimo, benissimo. Quindi prenderemo il controllo di questa isola. Attenzione perché qui c'è un attraversamento che abbasserà di molto la forza dei nostri, ma noi siamo 3 volte più numerosi di loro, quindi penso che sarà molto facile. Esatto. E abbiamo anche catturato in battaglia un'altra persona da sacrificare. Abbiamo troppi vassalli? No, 7 di 9. Abbiamo un budget deficit, questo è un problema. Questo è un grosso problema, mancanza di dinero. Nonostante i mercati che abbiamo costruito qui e lì.
boom. E anche boom. 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 E boom. Il Gotland è roba nostra. Vediamo se abbiamo la possibilità di fare questa benedetta Svezia. Create, non ancora. E abbiamo bisogno del 58%, abbiamo il 48%. Che palle. Che palle. Vabbè, andiamo avanti così. Però abbiamo abbastanza prestigio per potenziare ancora la nostra capitale. Intanto il nostro sovrano ha iniziato a studiare come si muovono le stelle. Mancanza di ambizione. Il grande capo è tornato, bla bla bla. Mi dice, sai, sei sempre stato così contento con quello che hai, Sigurd. Potrei aiutarti a migliorare la tua ambizione. Sì, possiamo diventare ambiziosi. Speriamo di diventarlo. Perché no? Perché no? Intanto voglio vedere quanti uomini avrebbe il re di Danimarca. È possibile che il re di Danimarca abbia soltanto 1110 uomini? Direttamente? Però 18 vassalli, questo è un casino. Allora... ambizioso, è fantastico. Scusate un attimo, per ringraziare il re Bruno Jeiladga, che è pagano, posseduto, possiamo ringraziarlo per opportunità, 15 prestigio, 10 rinon, tratto ambizioso, diventiamo amici. Oppure possiamo chiedergli, posso baciarti? 15 prestigio, 10 rinon, prendiamo l'ambizioso ma non diventiamo amici. No, voglio essere amico. Rimaniamo solo amici, ecco, così, mettiamola così. Allora, fatemi vedere, sono re senza contare i vassalli, i vassalli sono molti, esatto. Sì, posso prendere il denaro dagli ebrei. No, no, credo di poterlo fare, perché l'avevo visto prima. No, no, ho sbagliato. Avevo letto qualcos'altro, non posso prendere il denaro dagli ebrei. Quindi evitiamo di attaccare la Danimarca, mi state suggerendo, ok. Quindi volevo dire, torniamo un attimo alle leggi, ma non ho niente da fare sulle leggi, allora andiamo velocemente sul consiglio, che non è male. Prata sta crescendo, facciamo diventare ambizioso. Però diventa rivale col padre, no? Oh, no, 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 no. Fai un po' quel cacchio che vuoi. Sì, esatto. Mi piace l'idea per cui se attacchiamo la Danimarca dobbiamo avere almeno il War Chest, perché se le cose vanno male si reclutano i mercenari, è vero. Quindi non facciamo cavolate adesso così. Però magari non dichiariamo guerra, però una cosa che posso fare è provare a saccheggiare Scone e vedere che cosa succede. Perché questa è la missione che ho da parte dei lupi, quindi se saccheggio Scone porto giù i miei 3.000 uomini. Adesso metto da parte un po' di denaro, però vediamo come rispondere di Danimarca. Oh, finalmente abbiamo una sfida con Aukrod di Vermland, che dobbiamo far fuori. Abbiamo vinto e lo lasciamo senza un occhio e severamente ferito, oppure lo facciamo fuori. E questa volta facendolo fuori, no, visto che siamo stati sfidati, non perdiamo niente, quindi lo uccido. E adesso il Vermland va a un altro vassallo che è Sigurd, scusate, che è Ketilmund, e Ketilmund ha delle buone relazioni con noi. Siamo riusciti a far fuori un vassallo infedele, benissimo. Wow, siamo diventati anche diligenti.
Siamo diventati dirigenti studiando le stelle, con la faccia coperta di sangue, perché abbiamo appena fatto fuori un nemico. Lo so che ho la missione dei lupi, ragazzi. Adesso andiamo a fare, volevo mettere da parte un po' di soldi perché quando vado a draftare le mie truppe non riesco mai a mantenerle per più di tot. Quindi magari se ho 20 ducati per un anno o due riesco a tenerle. Aspettiamo proprio veramente qualche mese e poi attacco. Per aiutare il feudalesimo, un'altra cosa che dovrei fare è dovrei migliorare qui, avendo i soldi, il Wooden Hillfort prima. Insomma, devo cercare di avere un castello nella mia capitale. Ma Sigurd è immortale? No, vabbè, prima o poi schiatta. Sto anche giocando a velocità 3. A 54 anni. È chiaro che prima o poi l'erede adesso ne ha 18, per il momento la moglie ne ha 11, c'è la moglie, la fidanzata ne ha 11, quindi si sposeranno fra 5 anni quando lei ne avrà 16 e lui ne avrà 23, ci sta. Quindi poi proseguiremo con la stirpe, con il sangue, si spera se non schiatta, il sangue puro di Lodbrok. L'isola davanti a Scone è parte. Ah. Grazie, ottima idea questa. Mi prendo un debito di 7 perché voglio andare avanti a studiare le stelle, mi dispiace. The Jura Kingdom. No, è Danimarca quest'isola, vero peccato. Quindi adesso tutta la Svezia o è roba mia o è roba dei danesi. Siamo in budget deficit, quindi le nostre truppe fanno schifo e dobbiamo aspettare. Però non abbiamo perso il Studying the Stars, che è da qualche parte. Ok, abbiamo Rollo che ha bisogno dell'educazione, gli diamo quella marziale. Aiuto, questo stile, ragazzi, è terribile. Orrendo. Sì, per l'epoca comunque 53 anni è vero, sono tanti. Il re di Danimarca è ancora più vecchio. No, nel 52 in realtà è più giovane di 2 anni. Pensavo fosse più anziano. Forse è la portrait che trae un po' in inganno. Salve, lo sfidava a duello visto che ha meno 12. Ma non si può, immagino. Niente, quindi l'assedio di Scone aspetterà. Eccole le truppe danesi. Perché attaccano? Dove sono? Cosa stanno facendo? Sono in guerra contro conquista di Hydemark. Dove? Dov'è Hyde? No, si stanno espandendo a nord questi. Ragazzi, però abbiamo delle truppe in più. Ma intanto che questo è in guerra. E noi abbiamo delle truppe in più. Il problema gigante è che non riesco a mettere da parte i soldi. Ok, sono un po' così. Sono un po' pensieroso perché è un'opportunità questa. Ho 900 uomini in più. Fare un subjugation sulla Danimarca sarebbe eccezionale. Ok, Pratel si può sposare con quella con il tratto Genius. No, il tratto Brony lei, paziente caritatevole, va bene. Era la figlia del nostro cancelliere, però va bene così. Rollo. Fallo diventare giusto. Intanto guardo un attimo la Francia è diventata gigante. Il resto mi sembra il solito casino di questa epoca. Guardate i suomi quanto sono grandi. High Chief Mielus Blushug. Va bene. What the f... Cos'è sta roba?
Seriamente? Ma perché ho queste truppe? No, vabbè, ragazzi, attacco la Danimarca. Rischio. Dite che è una cazzata. Il punto è che non riesco a prendere i debiti. Ah, una domanda, ma Heidmark ha vinto? Cioè, questi erano in guerra contro Heidmark, adesso Heidmark è sotto. Faccio veramente fatica a capire. Questo è il chiefdom di Romerike. E non ce l'hanno i danesi. Cioè, se io vado qui, comunque il re è da, cioè, per i fatti suoi. Il gioco mi dice, sei stato in pace per troppo tempo. Sapete cosa facciamo? Declare war. Subjugation. Io voglio che il re di Danimarca diventi vassallo del regno di Svezia, anche perché questo è vecchio. E poi sarà divertente gestire i ribelli. Lo so. È una porcata. Però io ci provo. No, vabbè, i vassalli in realtà sono stati un errore. Cazzo, cioè abbiamo 5.000 uomini, una roba del genere, una cosa pazzesca. Però adesso non abbiamo più i soldi, vedrete che diventerà un casino. Intanto i nostri vassalli accettano. I soldi per ora ci sono, vediamo. 100 punti militari di... No. Aspettate perché sembra che questo abbia chiamato in guerra altri. No, ma sono i suoi vassalli. Sì, ha chiamato i suoi vassalli. Sì, una partita che arrivi all'anno 1000 non sarebbe male. Lo so, ma sto rischiando. Ma l'ho detto sin dall'inizio. Se questa partita va male, pazienza. È stato tutto registrato nella live del 25 di novembre, quindi... Però qui all-in si fa. Perdiamo 5 al mese, presto avremo un grandissimo problema di denaro. Dobbiamo intercettare immediatamente l'esercito danese e sconfiggerlo in battaglia. Prima di perdere il denaro. Anche adesso abbiamo ancora il morale, per pochissimi giorni. E rischiamo tantissimo perché questi hanno miliardi di uomini. Ho fatto una cazzata di proporzioni gigantesche. Va bene, come sempre. Abbiamo fatto fuori un comandante nemico. Qui la battaglia è andata bene, quella contro i 5.000. Catturato in battaglia, Rikult, facciamolo fuori verso Dino. Ragazzi, aspettate! Abbiamo catturato il re di Danimarca, Rerik il Tormentatore! Sì! Sì! Allora, abbiamo vinto la guerra. Allora, io so che qui potrei perdere la partita, sacrificando il re di Danimarca a Odino. E poi non so se la guerra procede, perché poi abbiamo catturato lui, quindi possiamo vincere la guerra, però... L'abbiamo preso come un Pokémon! Che peccato, ragazzi, non poterlo uccidere. Ma se io ammazzo... Beh, Gottfried a Odino. Ma se io questo lo ammazzo... Perché ho il 100%, scusate? È perché ho lui. Perché ho il prigioniero. Chiaramente, se io faccio fuori lui, perdo la guerra, quindi devo fare la pace... Ragazzi, è un casino. Ho 9 domini da solo e ho 26 vassalli. Però io posso ancora ucciderlo questo. Dai, perfetto, non lo faccio fuori. Allora, cazzo, Svithio, cosa diavolo ha combinato? Oh, Gesù.
Oh mamma mia, che cosa diavolo ho combinato? Allora, sì, threat 50%, siamo sopra il limite dei vassalli. Abbiamo qualche problema. Ok, la guerra è finita. Abbassiamo le leve. No, 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 voi rimanete perché tanto siete gratis. Togliamo la pausa con calma. E qui abbiamo un piccolo limite di vassalli che dobbiamo gestire. Ok. Bambini, se seguire Andrew Channel insegna una cosa, è che l'arroganza paga sempre. No, in realtà sono stato fortunato a prendere come prigioniero di guerra i re di Danimarca. Ho fatto strabene a portare tutto il mio esercito contro il più grosso perché sapevo che vincendo quella battaglia avrei ottenuto molti punti. Ovviamente non potevo sapere che la guidava il re e non potevo sapere che l'avrei potuto catturare. Ce l'ho fatta. Ora, non ho i soldi per fondare la Svezia. Io ho questo problema di demand size che è un casino. Perché io adesso dovrei riformare tutta una serie di vassalli. Per cui devo creare vassalli di vassalli, mettere probabilmente i miei figli sui troni delle altre regioni. Insomma, è un bel casino, ma penso che si possa fare con un po' di calma. E qui ho la gente che mi dice non interrompere la live adesso. Facciamo così, andiamo avanti altri 20 minuti sulla live. Io vi ringrazio per essere rimasti con me. Ci vediamo su un prossimo episodio. Su Andrew Channel, ragazzi, lasciate un pollice in su, semplicemente per il fatto che Re Sigurd Ring, succeda quel che succede in questa run, entrerà nella storia del canale perché uno dei sovrani vichinghi migliori di sempre, partito come un pulcino, è riuscito a creare uno svizzero che porca pupazza. A presto, signori.